121esima edizione del Cimento Invernale, la Rarinantes Torino. Vi dà il benvenuto. Partiti! Partiti! Alberto Berrino, Michele Lassandro, Antonio e Alberto Verde, Domenico Mancuso, Stefano, Giovanni e Ginevra all'Asia, Eugenio Isola, Giuseppe Bellavino. Ci sono persone che hanno già fatto decine di tuffi nel Po. Ogni riferimento. Si prepara il secondo gruppo. Come va? Ubaldo, va benissimo. Alberto. È un'attività folcloristica, ma il cimento è un atto di coraggio forte, perché buttarsi nelle acque gelide del Po ai giorni della Merra, questi giorni qua, giorni più freddi dell'anno, sicuramente è una valutazione personale. Però non mi sembra che sono da solo, ci sono tanti, diciamo, temerari del fiume, delle acque gelide, che vogliono affrontare bene questo inizio anno. Una mise estiva, assolutamente, visto questa temperatura primaverile abbiamo deciso di tenersi leggeri per non sudare troppo. Ma perché fate questo? Perché facciamo questo? Perché ci vogliamo male, nel senso, no, perché crediamo nella risurrezione e perché comunque anche in queste giornate fredde vogliamo dare un messaggio su come il fiume sia ancora vivo e comunque non si sia perso questo rapporto tra società e fiume, che purtroppo di questi tempi, soprattutto nel Po, viene visto un pochettino con paura, questo fiume, tra nutrie, acque torbide, inquinamento. Noi invece ce ne freghiamo, nel senso, ci tuffiamo. Da quanti anni? È la terza volta, un etrino, nel senso. Quindi è vivo, quindi segno che si può fare. Allora, sono un po' fluorescente di notte, mi sta spuntando un terzo occhio, però sì, nel senso, siamo ancora vivi. Oggi ho disattivato tra l'altro la modalità camminamento sulle acque per immergermi proprio in profondità, ce la faremo. Gli orsi polari, ci vuole la mascotte. E allora, eccomi qua, sono la mascotte degli orsi polari. Da quanti anni? È il quinto quest'anno. Può raccontare cosa si prova quando si tocca l'acqua ghiacciata? È una cosa talmente immediata, talmente veloce, che uno non si rende conto. Quando esce fuori è addirittura caldo. Per la prima volta si butta? Sì, da tanti anni che lo sogno e finalmente quest'anno mi sono decisa. Ma come le è venuta questa idea? Mio suocero lo fa da una vita. Mio marito, quindi, di conseguenza, e assolvere i miei doveri coniugali. Se non lo facessi, mio marito perderebbe stima nei miei confronti e quindi devo mantenerla alta. Tuffa con la maglietta, così tiene caldo. Forse è meglio mettersi anche un golf. Lei è il tuffatore più anziano? Tuffatore più anziano. Quanti anni ha? 86. Complimenti, da quanti anni lo fa? Dal 91, cominciato dal 91, penso di averne disertati un paio, tre, ecco. Prima volta mi hanno coinvolto il gruppo della piscina dove vado, che faccio un corso di apnea, allora mi hanno coinvolto, quelli più anziani. Ma lei è proprio convinto di farlo? Ci provo, vediamo, se tutto va bene il prossimo anno ci sono di nuovo. Io sono un veterano. Quanti anni? Non lo so, 60. Tutti gli anni? Sì. Cosa si prova? Perché lo fa? È una meraviglia, è un tocco di classe. Nonostante il freddo. Ma che non fa freddo. Mai preso l'influenza. Aspetti, una volta faceva freddo, c'era nevata così, adesso non neveca neanche più. Walter Gerbi, speaker di questa giornata, in 120 si sono tuffati, un successo quest'anno. Confermo, 120 brave persone, coragiose, impavide, persone veramente coraggiose, con quale coraggio fanno questa cosa? Mi chiedo sempre, però lo fanno con tanto interesse, simpatia, e questa è la cosa bella, anche perché, come ho detto prima durante il commento, il tutto nasce dal fatto che questa è una dimostrazione che l'opera di salvamento è una cosa fattibile anche in condizioni meteo difficili, complicate, come quelle della temperatura dell'acqua e la temperatura esterna, certo. Giovani, donne, anziani, bambini, uomini. Mancava il cane quest'anno. Nessun cane. Nessun cane. Lo scorso anno c'erano 151 persone più un cane. Giovanni e Ginevra all'Asia, allora, un'esperienza, un tuffo, raccontateci com'è andata. Allora, prima di tutto, quando mi sono avvicinato io avevo un sacco di paura, perché è ovvio. Poi
mi sono detto di, cioè, ho pensato che mi dovevo buttare, basta. E poi quando mi sono buttato ho capito l'esperienza che ha provato Jack del Titanic. E quando sei uscito? E quando sono uscito, sì, ecco, un freddo cane. Ginevra, per te che esperienza è stata? Io invece, prima di tuffarmi, stavo un po' pensando come l'acqua era, e poi quando sono uscita stavo subito correndo e non mi sono fermata. Beh, presidente, due figli davvero temerari, complimenti. Assolutamente, poi non invogliati, sono tutti, già l'anno scorso hanno voluto fare questo salto nel fiume delle acque gelide del Po. Lei ha 96 anni, quest'anno non si butta più? No, è già l'anno scorso, mi hanno detto che ero troppo vecchio. Per quanti anni si è tuffato nel Po? 30. Ecco, devo dire, tra l'altro, che quando escono io mi aspettavo che uscissero blu, verdi, di colori strani per il freddo, invece escono tutti con il sorriso. No, l'unica cosa, c'è un piccolo controindicazione, alla sera poi si illuminano, di notte diventano fosforescenti, però a parte questo, dovuto alle acque del fiume, sto scherzando. No, voglio dire, sono coraggiosi, i pochi secondi sono veramente, come si dice, dettati anche dal fatto che qualche movimento veloce, poi si torna a riva, ci si riscalda, c'è anche la speranza del vin brûlé successivo, e quindi ce la possono fare tutte e tutti. Anche perché la più anziana 77, il più anziano 86 anni, mica, insomma, noccioline. Gerby, lei no, mai? Mi avvalgo della facoltà di non rispondere, farò il tuffo degli orsi polari quando lo farà insieme a me. Allora, un saluto, salutiamo le telecamere, salutiamo, eccoli, molto bene.